Veloce. Boys, che goduria. Mi hai visto un po' tardi. Anche se hai sparato. Ti prendo in pieno. Ne faccio due. Uno e due. Poveraccio. Adoro questa bomba, guarda, l'adoro. Volevi fare questo? Oh my! Eh no! Ma ce l'ho davanti, aiutatemi! Salla, sveglia! E il Tiger non lo vedono, non lo vedono, non lo vedono! Ce ne sta uno là! Oh! Oh! Che bello fare questa cosa! Fermo? Direi proprio che non puoi fare nulla! Polverizzato! No! Ah, mi aveva sentito! Ah. Non so se lo vedete anche voi, ce ne... Ok, sono due. Ma devo... Allora, o... No, te lo devo sganciare, sai perché? Perché tanto, secondo me, loro ti distruggono. E tanto vale che ti do una mano. Ti do una mano così. Ti cioè, preferisco distruggerti io, tra virgolette. E tanto, eri morto, Fra, eri morto. Fidati che eri morto, perché erano in due. No. Oh, ma questo è incredibile quanto rompe le scatole questo coso. Praticamente in due abbiamo fatto 10 kill, ma non sono bastate. Vabbè. Vendicatore, stili attacchi furtivi per 3, doppio colpo, triplo colpo, triplo colpo, mira perfetta, soccorritori, ricarri per 3. Quello che avete visto fino a questo momento è lo Storm Tiger. Praticamente abbiamo un 380 che può utilizzare esattamente dei razzi giganteschi, massa del proiettile 345 kg, equivalente di TNT 125 kg. Sto coso praticamente qualsiasi cosa colpisce distrugge, non importa il livello di combattimento, non hanno possibilità di sopravvivere gli avversari, punto. 5 membri dell'equipaggio, pilota, comandante, artigliere e poi servente. Velocità massima 40 km orari e poi abbiamo il supporto dell'immancabile bombardiere di prima linea 111 con la bomba da 2500. Quindi direi che ancora una volta, nonostante si trovi in era 2, il nostro 111 si fa sentire. Ragazzi, mi raccomando, il mi piace è importantissimo per arrivare ai fatidici 20.000 iscritti e iscrivetevi se questi contenuti, come sempre, sono di vostro piacere, intrattenimento e nulla. Un commento magari per l'algoritmo sarebbe perfetto. Continuiamo a distruggere tutto quello che ci capita sotto tiro. Via! Avevo sentito, avevo capito che eri tu, T-34. Poveraccio però, raga, dai. Guarda là. Anche se l'animazione della penetrazione del colpo l'avrei fatta un po' diversa, perché... Vabbè. Proprio lo scafo lo farei distruggere in modo diverso. Vabbè. No! Oh boys, che errore! Che errore, non ci posso credere! Bruttissimo errore!
Rimaniamo fermi così. Secondo me si sta mettendo nei casini. Perché comunque io non ho riparato. Vedete, sta facendo in automatico. Posso interrompere la riparazione e muovermi. Sei sicuro, Fra? Ho un colpo. Non posso mancarlo. Però tecnicamente potrei anche uscire così. Più pensi peggio è, fidati. Vabbè, sì, 200, 100, 200 in realtà. Bravo. Ogni kill con sto coso veramente è una risata che parte, perché veramente è cattivo. Un po' di sushi me lo farei sinceramente. Dunque, avanziamo, anche se la verità... mi viene troppo da ridere. No, non te lo do mica il cannone dove poter sparare. Cerco di quantomeno, capito? Penso che sia stato distrutto, però. Ma cercavi a me, cercavi? Stavi cercando a me? Fumo. Cioè, tecnicamente sparate e poi fumo. Provo il palazzo. Ecco come dovete fare. Sparate, fumo, indietreggiate e ripetete. Lo vedo. Troppo divertente, raga. Troppo divertente. Cioè, veramente. Bravo! Ma la verità... Avanza uno da qua, lo sento. Ma sono in ricarica. Hello, it's me. Grazie. Anna certa, voglio dire. No, vabbè, ragazzi, 3 ore veramente. 3 ore per capire, vedermi. Io non lo so veramente. Cerco di sentire i rumori un attimo. L'ho visto. No. Meno male. Eri tu quello di prima, ok. Ma ce ne sta un altro, vero? Ma sto giocando solo, raga? Mi sa tanto di sì. Andiamo di fumo tutta la vita. Fumo. Eccolo là. Grazie, non so cos'è stato. Chi mi ha dato una mano? Ce l'ho dietro? Oh, vabbè, niente, game over.
Niente, semplicemente non... sono un po' troppi. Sono un po' troppi. Ah! Sono un po' troppi. E devo aspettare? Ma che aspetto? Che devo aspettare? Non c'è nessuno. Lo vedo. Non so se l'avete visto anche voi. Esattamente là, fra. Bravo. Vicolo cieco. Direi che ti avevo visto. Qualcuno potrebbe dire: ma David, come hai fatto a vederlo? Raga, si vede praticamente la polvere che alza il carro quando passa. E no, il 190 proprio non ce la fa a buttare giù qualcosa. Adesso andiamo con tutti aerei, il che significa che nessuno capperà. That's a problem. Il 190 si è fatto fare il 190. Com'è possibile? E poi risolve lo zero. Incredibile. Mi serve un atterraggio rapido. Vediamo se riesco a farlo rompendo il carrello. Ma sto giro non è andata proprio benissimo. Abbiamo recuperato alla fine. Ecco qua. Lo ripeto per l'ennesima volta. Quando atterrate un pochino più veloci, volontariamente, il carrello si rompe, quindi rallentate prima. Non dovete aspettare la frenata del carrello, delle ruote, ok? Quindi risparmiate del tempo. World of Warships torna sempre. Dietro l'isola. Ottimo. Ah, ecco. No! Ti salva Devi. Almeno. Miseria. Missione fallita, stranamente. Duro a morire. Soccorritore di carri per 3. Vendicatore per 2. Occhio per occhio. Mira perfetta per 3. Salvatore di forze di terra. Ne abbiamo fatte 7. 2270. Tutto inutile. Ci sarebbe anche una mimetica sul marketplace che costa poco, 20 centesimi. E io quasi quasi, sai che ti dico, me la compro per 20 centesimi, direi che è un affare. L'abbiamo comprata, suppongo, e quindi adesso possiamo anche metterla. Allora, ragazzi, sto coso se l'avete preso durante la... l'evento, avete fatto l'affare della vostra vita, perché è semplicemente l'unità più divertente di tutto il gioco, senza se e senza ma. Lato negativo, fate molta attenzione se lo avete, perché esattamente il proiettile è ben visibile, il razzo, quindi anche con delle semplici mitragliatrici il nemico può puntare qui dentro e appunto esplode tutto quanto. Per quanto riguarda invece la retromarcia è accettabile, la velocità è accettabile, poi avete tante cariche fumogene, quindi magari, non so, siete in difficoltà, lanciate il fumo, indietreggiate, avete appena sparato, dovete aspettare 40 secondi, sparate il fumo e indietreggiate e aspettate appunto di tornare operativi. 40 secondi con qualifiche totalmente al massimo, sotto i 40 secondi non si potrà scendere. Considerate poi una cosa molto importante, che il brandeggio verticale è zero, quindi l'unità nemica dovrà trovarsi sempre in linea rispetto alla vostra unità, altrimenti non avrete letteralmente depressione. Esercitatevi, il consiglio che posso darvi un pochino nell'addestramento, nella guida di prova, perché l'alzo deve essere calcolato in maniera piuttosto certosina, va bene? Sui tiri, sulla lunga distanza, già diventa un pochino più complicato. Però anche quelli sul corto raggio, vi posso assicurare che se non calcolati bene, semplicemente l'unità non sarà colpita. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!